subito partire la vostra pedale vibrante, perché oggi sarà tosto, tosto. Quando dico tosto vuol dire un bel allenamento, brucia grassi, tonificante e anche linfodrenante. Penso che se state usando la vostra pedale vibrante da un po' di tempo, vedrai che fai un sacco di blin blin e le gambe migliorano, vero? Tanto, tanto, tanto. Io adoro la Vibra Power proprio per questo, perché mi permette veramente in 10 minuti fare tutto. Ok, io sto andando a 30, ok? Perché oggi ho l'intenzione abbastanza tosterelle. Si posso dire tosterelle, sì, tosterelle. Allora, prendiamo anche le nostre manubri, perché andiamo a fare una bella vibrazione, ma usiamo anche le braccia oggi, ok? Cominciamo a alzare i laterali, alzi i laterali, scendi su quelle gambe. Ricordi sempre, se vuoi puoi cambiare la vibrazione, non è detto che devi farlo super duro come fa la Jill, non c'è problema. Ma oggi perché non facciamo oltre le gambe anche le braccia? E così abbiamo i nostri comodissimi elastici che ci permettono di fare proprio questo. Allora, continuiamo, 8, dai 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 dai, 5, ancora, 4, ancora, 3, continui, 2, and 1, stop. Adesso incroci, incroci proprio, ok? E divaricate le mani, ma tenete i gomiti attaccati al punto vita e cominciamo a fare i bicipiti. I bicipiti sono importantissimi, non ti fanno vedere le braccia da Popeye, stai tranquillo. Però è importante per tonificare le braccia, avere la braccia più bella, più tornita, più snella, e ti aiuta anche a aprire le bottiglie, le scatole più facilmente, no? Allora, scatolame, mia figlia, mamma, mi apri questo, mi apri quest'altra cosa, perché ho le braccia forte. Continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ok. Recupero un attimo con le braccia, prendiamo di nuovo i nostri elastici, che a questo punto passano dietro di noi. Se li trovi troppo lunghi, che cosa devi fare? Devi semplicemente accorciare l'elastico per far sì che è la giusta tensione per te. Innanzitutto l'elastico deve essere sempre in tensione. Quando è morbido vuol dire che non sta facendo nulla come resistenza per te. Allora, i miei elastici adesso sono tesi. Mi porto le mani dietro la mia schiena, comincio a provare di lasciare un'impronta del mio palmo sopra di me, ok? Continuiamo. Dai, 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 dai. 8, 7, 6, 5, ancora. 4, 3, 2, continui, continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, continui. Spingo verso su. Dai, state facendo un bellissimo lavoro. La cosa bella di Vibra Power è che è vero che è intenso mentre la stai facendo, ma anche è bello che finisce in un battibaleno. E così il dolore, o diciamo l'impegno, è ardua, ma breve. Allora, la possiamo tollerare tranquillamente. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, relax le braccia un attimo. Adesso ti faccio fare un lavoro proprio per punto vita e di conseguenza dondoliamo destra e sinistra. Accorcia molto gli elastici, accorcia, 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 ok? A questo punto andiamo destra e sinistra. Addominali rimangono tesi, ok? E senti addominali che proprio sono come due cordicelli, l'obliqui più che addominali, ok? E donna di destra e sinistra, provando di tenere proprio il tuo ombelico attaccato alla colonna vertebrale. Destra, sinistra, continui a dondolare. Il motivo che ti faccio fare questo dondolio, perché molto, molto gentilmente ti sto facendo recuperare le braccia e tutto l'acido lattico che siamo riusciti a accumulare fino adesso. E continuiamo, facciamo altre 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Ok, recuperiamo in centro, fai recuperare, perché adesso dobbiamo fare piccoli jump squat. Allora, un piccolo jump squat vuol dire salto, ok, e ritorno sopra le mie pedane Evo, ok? 1, dai, 2, ancora, 3, 4, dobbiamo arrivare a 8, 6, 7, 8, quando ritorni in centro, recupero. È un Jill, però oggi sei un po' durella, sei un po' difficile. Non sono difficile, sono efficace, ok? Il mio lavoro è di rendervi più forte, più in, diciamo, in forma, e per fare questo ti devo far lavorare. Ok, apriamo di nuovo. Siamo pronti? 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2,
E uno, perfetto. Allora, di nuovo, divaricate le braccia e ritorniamo sulle braccia per fare un bel lavoro sia sopra che sotto. Vai, uno. Come va le vostre giornate? Come vi piace la piedana vibrante? È bello, vero? Questi sono i risultati che vengono con poco fatica. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e incrociamo di nuovo. Andiamo sui nostri bicipiti, ok? Lo accorcio anche un poco la presa, i gomiti rimangono fissi e continui. E sentirai le gambe che stanno lavorando tanto. Se vuoi puoi anche cambiare poco la presa delle vostre gambe, così recuperi. E continui, o altrimenti puoi cambiare le velocità della vostra vibrazione. Continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi un altro 8 per la bellezza, per la storia, ok? Per la Jill. Ancora, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambiamo. Portiamoli indietro. Indietro di noi, solleviamo il palmo verso il soffitto, vai, 1, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7, 8 ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e destra e sinistra, dai ragazzi. Accorci la presa dell'elastico, accorci la presa dell'elastico, vai destra e sinistra, addominali sono tesi, continui a lavorare, continui a spingere, stiamo facendo un ottimo lavoro e così alla fine puoi dire dai, anche oggi è andata bene, anche oggi ho fatto il mio allenamento, potrai essere molto soddisfatto con te stessa. Continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dai ragazzi, è arrivato il momento di fare il nostro jump squat. Sono impegnativi, ma sono importanti. Siamo pronti? Piccoli salti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recupero. Uno dice, mamma mia, questo recupero è complicato, fare delle cose difficili. Certo, le faccio, perché io sono certa che voi siete in grado di farli. Apriamo di nuovo, siamo pronti? Andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente ragazzi, adesso fai passare dietro di voi gli elastici che sono belli lunghi, chiudi i gomiti proprio, guarda, prendo mano nella mano e comincio a allungare sopra di me, ok? Come se stessi provando di toccare il soffitto, scendi di gambe, ma lavori di braccia, ok? Le gambe qui oggi abbiamo sentito tantissimo, lo so, sono orgogliosa di voi, ci manca soltanto 2 minuti e avremo fatto il nostro allenamento come veramente si deve. Facciamo ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e su, scendi, giriamo, facciamo un po' di surf lateralmente, talone indietro, ok? Spingi su quel talone, dai, incroci i vostri elastici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambia lato, giri dall'altra parte, mamma mia come si sente, dai, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, dai, cambiamo lato, giri, di nuovo, 8, 7, è quasi finito l'allenamento, già vedo la meta, vedo il traguardo, ancora 4, 3, 2, e dall'altra parte giri di nuovo, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e recupera in centro, ah, è finito, siamo stati salvati dalla Vibra Power stesso, i nostri 10 minuti sono andati a buon fine, ti ringrazio per aver veramente fatto un allenamento arduo con la Jill oggi, e vi aspetto domani con un nuovo allenamento con Vibra Power e con Jill.